l'area post-sovietica, e come anche altri paesi dell'Unione Sovietica, Azerbaigian proprio ha creato, proprio cominciato a creare la sua, il suo sistema di Stato dopo la indipendizzazione 1991. Quindi abbiamo passato un percorso molto complesso, però nello stesso tempo molto interessante, perché proprio abbiamo cominciato a creare tutto da zero, e oggi abbiamo un paese che quasi genera più di 70% dell'economia del Caucaso. Questo è un paese, più grande paese del Caucaso meridionale per superficie, per diciamo il numero di popolazione, anche la potenza economica. Proprio 95% dei risorse finanziarie di tutta l'area del Caucaso proprio stanno in Azerbaigian. Questo è un paese che dagli anni 90 ha cominciato a integrarsi all'economia mondiale, soprattutto invitando grosse società internazionali, transnazionali, al suo settore energetico dal 1994. Durante questi anni sono stati investiti più di 220 miliardi di dollari all'economia dell'Azerbaigian. Questo è un paese che negli ultimi quasi 12 anni ha avuto una crescita economica fenomenale, quasi abbiamo aumentato 4 volte la nostra economia. Però questo è un paese che ha anche molte cose da fare, perché oggi, soprattutto nella situazione del crollo dei prezzi di petrolio, c'è un forte processo della diversificazione economica dell'Azerbaigian. Già questo è un processo che è stato avviato 7-8 anni fa, anche durante, diciamo, nonostante il fatto che Azerbaigian è stato un gran produttore sia di petrolio che anche gas durante questi ultimi anni, però l'economia dell'Azerbaigian è cresciuta grazie ai settori non petrolieri. L'Italia ha avuto un ruolo importante proprio in tutto il processo della modernizzazione dell'economia dell'Azerbaigian. Anche il mio primo contatto con l'Italia è cominciato con l'ENI, quando io ho venuto a Milano a studiare scuola Enrico Mattei, ho fatto un master, quindi già dagli anni 90 ENI ha cominciato a lavorare in Azerbaigian, poi anche sempre maggior parte delle società che appartengono al gruppo di ENI sono venute all'Azerbaigian, maggiormente Saipem, con grossi progetti nell'area infrastruttura del settore oil and gas. Azerbaigian oggi è uno dei primi fornitori di greggio all'Italia. Per noi Italia è il più importante partner commerciale. Anche ultimi anni Azerbaigian è stato posizionato proprio uno dei diciamo interessanti destinazioni dell'export dei Made in Italy nell'area, soprattutto durante gli ultimi 5 anni l'export italiano verso l'Azerbaigian è aumentato più di 3 volte. Le società italiane hanno partecipato di maniera molto attiva nel processo della modernizzazione della economia dell'Azerbaigian. Oggi le società italiane sono presenti proprio in tutti i settori dell'Azerbaigian, cominciando dal settore energetico, poi anche il settore infrastruttura. Proprio le società italiane erano molto attive nella modernizzazione dell'infrastruttura dell'Azerbaigian. Questo è un settore che abbiamo investito moltissimo negli ultimi anni, nel settore abbigliamento, arredamento, la costruzione, quindi cibo. Quasi maggior parte delle società, diciamo famose marche italiane di abbigliamento, sono presenti in Azerbaigian. Però oggi noi stiamo lavorando per far crescere matrice del nostro commercio bilaterale, soprattutto aumentando diciamo la percentuale dei beni industriali. Come ho detto, in Azerbaigian c'è un forte processo della diversificazione dell'economia. I settori prioritari che noi abbiamo definito
settori prioritari nel processo della diversificazione sono agricoltura, raffinazione dei prodotti alimentari, infrastruttura, logistica, poi alte tecnologie, turismo. Sono tutti i settori dove l'Italia ha l'eccellenza e credo che coinvolgimento di maniera più attiva delle società italiane a questi settori dell'Azerbaigian potrebbe dare un gran contributo a questo processo. E,